No, location, il bagno. Perché? Perché mi sono appena lavata i capelli per la prima volta con lo shampoo solido e volevo condividere con voi questa mia esperienza perché ero molto scettica. Lo shampoo è questo qui e ve lo faccio vedere. Non ci ho pensato a farvelo vedere prima di utilizzarlo, però eccolo qui, l'ho messo nel portasaponetta della doccia. Allora, io sono sempre stata scettica perché pensavo che non funzionava, che era scomodo da utilizzare rispetto al classico flaconcino in plastica. Però è anche vero che purtroppo produciamo un imballaggio in plastica, lavandoci spesso i capelli, eccetera. Ovviamente mi ponevo molti dubbi. Non l'ho mai trovato nel supermercato dove vado abitualmente, che è molto piccolino, non c'è. E neanche un altro supermercato dove andavo abitualmente quando devo prendere alcuni prodotti particolari. Ieri l'ho trovato, l'ho visto per pura casualità e l'ho subito preso. È una marca, diciamo, non di quelle super sostenibili di massa. Però io credo che la sostenibilità deve partire anche da tutti, insomma, dalla massa, da tutti noi, perché se no. E quindi ho provato il prodotto, comprato ieri, lavato i capelli oggi. Allora, come c'è scritto nella confezione, si prende la saponetta, si passa nelle mani come quando ci laviamo le mani con la saponetta classica e poi si inizia a passare sulla cute, sui capelli. E io ero scettica perché ho detto, capirai, quando è che mi prende sto shampoo? Mai! Invece ha preso subito, meglio di quello liquido. E mi sono lavata molto bene i capelli. Devo dire, fa meno schiuma, quindi meno schiuma si consuma meno acqua per sciacquare i capelli. E di solito quello shampoo liquido io mi sbrodolo tutta, mi scende tutto dappertutto, che poi in questo periodo con queste macchie che ho fatto la crioterapia dovrei evitare di bagnarle. E era un macello, invece questa volta niente, asciutta, perfetta. Quindi sono rimasta molto colpita in modo piacevole. I capelli si lavano, non è che rimangono sporchi e anche l'asciugatura è stata più veloce. L'asciugatura di solito io asciugo con le mani i capelli, non uso spazzola o pettine e faccio sempre un po' fatica perché si ingarbugliano, eccetera. Invece l'asciugati velocemente, lisci, senza problemi. Sono rimasta colpita in modo piacevole e sono caduti anche meno capelli. Interessante anche questa cosa. E anche il lavabo di solito si bagna tutto, un macello, devo ripulire. Invece questa volta, nonostante che non ho utilizzato il portasaponette, saponetta perché non ci ho pensato lì per lì, quindi l'ho posato lì sopra, tutto molto più pratico. Cioè, incredibile, io che pensavo che non era per niente pratico, in realtà lo shampoo solido è molto pratico.